una persona che ci ha aiutato tantissimo in questi anni e anche l'occasione veramente per ringraziarlo di tutto il lavoro che ha fatto. E attualmente lavora per il gruppo del Senato, attualmente proprio in questo momento sta telefonando, che è la sua attività normale. Riuscire a farlo stare, cioè a coordinarsi, è molto difficile, però io ci provo, chiamerei sul palco Matteo Incerti, ecco, grazie, ce l'ho fatta, e non è facile, grazie. Buonasera a tutti, sarò brevissimo. Io non sono candidato perché il Movimento 5 Stelle, scusa, no, non ha bisogno di essere candidato. Il Movimento 5 Stelle è un qualcosa nato anni fa, nel 2005, con i meetup Amici di Beppe Grillo, qui a Reggio Emilia. È la partecipazione dei cittadini, non è necessario candidarsi, ma informarsi e partecipare. E vorrei ricordare la memoria al Partito Democratico, il partito dei bugiardi, che oggi ha celebrato il funerale dell'inceneritore, che questa battaglia a Reggio Emilia l'hanno iniziata i comitati, con il compianto Angelo Fantini, con Lorenzo Bagnacani e con il meetup Amici di Beppe Grillo. Io qui, io sono un giornalista, ho alcuni articoli di allora, quando nel 2006 l'esercito di Grillo invade il comune, fuggi dei politici, arriva Grillo, guardate qua, 13 aprile 2006, e il fuggi dei politici era del Partito Democratico, ma soprattutto oggi si è realizzata l'alternativa all'inceneritore, che è il trattamento meccanico biologico. Sapete chi propose questa cosa per primo? Gli Amici di Beppe Grillo, con degli esperti, adesso ve ne presenterò uno tra poco, e a dicembre del 2006 organizzarono la gabella con un industriale, perché noi siamo vicino all'industria che innova, altro che il Partito Democratico che segue solo le fonti fossili, qualche anno fa anche il nucleare, che propose proprio il trattamento meccanico biologico, tutti ci ridevano, e oggi è stato fatto. E poi fu presentato da un ambientalista, un grande reggiano, che qui dalla casta di Reggio Emilia non è stato mai ascoltato, ma è stato anche il presidente di Greenpeace Italia, che è Walter Ganapini, che lo propose per primo. E io voglio introdurre lui, perché per far vedere che il Movimento 5 Stelle è partecipazione dei cittadini, di quelli che vanno in Consiglio Comunale o nel Parlamento a fare i portavoce, di quelli che stanno fuori, di quelli che propongono, di quelli che fanno informazione. Una partecipazione attiva, è questo che noi chiediamo, non chiediamo un semplice voto, chiediamo partecipazione attiva. E anche ricordare la memoria ai bugiardi che siedono finora qua dentro, che si chiama Partito Democratico. E ora, per favore, un grande applauso a Walter Ganapini, che è un grande ambientalista di Reggio Emilia. Ciao ragazzi, Matteo è un uomo di comunicazione, è stato un po' forte. Io sono grato al Movimento 5 Stelle per essere qui, lo debbo a Beppe, che è stato, quando ero appunto presidente di Greenpeace, uno dei più leali e forti sostenitori dell'associazione, ma lo debbo anche, avendo la barba bianca, alle donne e agli uomini di questa città. Io sono nato alla Pieve, anche se sono di origini montanare, sono cresciuto alla Rosta. E ho addosso una specie di incubo, perché vedo prima di tutto un paese che mi sembra alla rovescia, è un paese dove lo Stato tratta con l'antistato criminale e manda a morire i suoi uomini migliori, è un paese dove i controllati sono diventati i controllori, dove i ladri sono diventate le guardie, dove gli imprenditori e i cittadini onesti e corretti diventano zimbelli da deridere perché non sono furti. Si distrugge il lavoro, si delocalizza. Non si sa che in questo momento, dopo questa follia della delocalizzazione per andare a cercare il lavoro più sfruttato in ogni luogo del mondo, in questo momento Obama, la Merkel, Hollande stanno tutti reindustrializzando e noi distruggiamo lavoro e continuiamo a perdere i pezzi. Dicono che non ci sono i soldi, sono anni, l'abbiamo messo insieme anche nei programmi già anni fa, dicono che non ci sono i soldi e ci sono i soldi per i bombardieri che non vanno, ci sono i soldi per delle opere totalmente inutili. Ho
Oggi parliamo dell'Expo, ma vi ricordate la Malpensa, dove già purtroppo operò lo strano connubio Compagnia delle Opere e Mondo Cooperativo? La Malpensa è costata migliaia di miliardi di vecchie lire e già adesso è un ferro vecchio, ma non si sapeva allora. Però bisognava consumare cemento, cemento e tondino, dentro un parco come in quel caso. Non è possibile andare molto avanti così. Non si vuole fare una TAV che l'Economist definisce inutile, per arrivare al fatto che non ci sono i soldi per i servizi a scala locale, ma ci sono i soldi per fare tante rotonde, la cui utilità è sostanzialmente ignota in più, se devo essere sincero. Allora, mentre si distrugge il lavoro in questo strano paese alla rovescia, si distrugge la scuola, si distrugge l'università, si distruggono i luoghi dove si formano persone con capacità critica, perché questi signori hanno bisogno di coglioni da rimbonire con quattro stronzate in televisione. Non hanno bisogno di capacità critica, e noi dobbiamo riprendere assolutamente di investire nel futuro. Futuro è scuola, università, non essere addomesticati dai reality. Si distrugge la cultura, Pompei, la Reggia di Caserta, un paese con un patrimonio straordinario che va a pezzi. E da ambientalista ovviamente devo dire si distrugge uno straordinario patrimonio di un paese lungo e stretto che va dalle Alpi al Mediterraneo, che è un patrimonio naturale unico come biodiversità fisica e biologica a livello internazionale, a livello mondiale, e lo stiamo distruggendo con assoluta tranquillità e con assoluta nonchalance. Sappiate che noi, a livello della Commissione europea, prendiamo tante infrazioni in campo ambientale quanto 3,5 paesi, e in questi giorni nessuno lo scrive sui giornali, vanno in televisione convinti di imbambirci con le loro cazzate, ma Bruxelles sta mettendo in movimento altre 14 infrazioni in campo ambientale per questo paese, che saranno sanzioni che noi dovremo pagare. Allora, un altro tema rispetto al fatto che il paese è al rovescio: la politica, che per quelli come me, figli d'operai, è una cosa seria, è un tema da guardare con rispetto, vuol dire fare un servizio al bene comune, è diventata una professione, e si può fare politica in questo paese se si è affidabili. Io sono il più inaffidabile di tutti, sappiatelo, ma se si è affidabili oggi vuol dire, se tutto sommato a umma si è anche un po' ricattabili trasversalmente. Come dice un amico caro, delle volte si sentono i dibattiti e non si capisce veramente più se ci sia qualcosa di destra o qualcosa di sinistra. Si fa sempre più fatica a capire. E purtroppo questa tremenda verità che fa di questo paese un unicum, è l'unico paese dove l'economia criminale esprime uomini di governo, l'abbiamo vista in questi giorni, dico purtroppo, avendo vissuto nel mio girovagare da tecnico e da ricercatore anche molto a Milano, dalle vicende dell'Expo, dove una mano lava l'altra e i giochi sono gli stessi. Altro che mercato, altro che liberali che vogliono la libera concorrenza, questi sono pronti a sprecare denaro pubblico facendo le loro pastette. Questo paese a me dà molto da fare, è il paese dove il tradimento è diventato una virtù, è il paese dove se uno ti dice stai sereno, chiedo scusa alle signore che sono qui, ma c'è da toccarci i coglioni, come se uno vede i gatti neri. È l'unico paese al mondo dove se uno dice stai sereno, tu ti devi toccare i coglioni. Sì, non c'è un contenuto, non c'è un contenuto, contenuti zero, però bisogna essere veloci. Quando si diceva il Movimento 5 Stelle, io non sono né un aderente né... è l'antipolitica, per me la politica è stare in mezzo alla gente, parlare con la gente, governare insieme le persone. Oggi si dice i fascisti, ma
ma questi signori, che sono anche un po' incolti, sanno quale fu il movimento prodromico al fascismo vero? Furono quelli che avevano tanta velocità, i futuristi di Marinetti, e questi signori continuano a ritenere che basta essere veloci, qualunque cosa si faccia purché veloce. Non è così, bisogna pianificare, conoscere, decidere le priorità. Ancora più a rovescio, e finisco purtroppo, ancora più a rovescio è questa città, la mia città. Si parte dalla condivisione, dall'ascolto, ascolteremo e condivideremo, e si arriva al parcheggio di Piazza della Vittoria. Questo è l'ascolto e la condivisione, e oggi scopriamo che colui che possiede i lavori, che li farà, è indagato a Milano, perché ci sono i video in rete, a cena divide le gare per l'Expo, e da lì si arriva purtroppo a un altro indagato di un grande, della più grande realtà del movimento cooperativo, che ha sede a Bologna, la quale realtà ha ceduto ad un signore che si chiama il gruppo Biancamani, il cui proprietario è molto amico di De Nutri, la raccolta dei rifiuti anche nella nostra città. E nei paradossi di una città alla rovescia, io non conosco Luca Vecchi, so che fa il commercialista delle cooperative, ma non so altro, ma è molto più giovane di me. Ma quello che mi fa stranire, lo diceva quella persona molto per bene che io stimo molto, che si chiama Roberto Vaccari, i circoli di De Nutri di Reggio Emilia fanno la lista a favore di Vecchi, perché questo è accaduto. Non c'entra De Nutri col Partito Democratico, è un modo estensivo di intendere le larghe intese a scala locale. Si dice stop al cemento, abbiamo migliaia di alloggi sfitti, abbiamo un suolo agricolo che sarebbe prezioso nel forese per l'agricoltura di qualità chilometri zero, e invece si propone di andare a mettere mano a una delle poche aree importanti e che dobbiamo preservare, che si chiama il campo volo, con l'idea di illudere i giovani. Faremo la musica, sì, quando va bene, una volta all'anno, ma tanto cemento, come ci ha ricordato un reggiano che se ne intende, essendo stato a lungo organizzatore e agente di Miriam Makeba, che si chiama Roberto Migliore. Si dice cultura, università, e si fa un ennesimo supermercato qui dietro alle mie spalle in Piazza del Monte. A Bergamo, in un palazzo come quello lì, hanno fatto il rettorato e tutta l'università sul piano amministrativo, e hanno ravvivato Bergamo Alta, il centro storico, altro che un ennesimo supermercato. Così alle 6 la città è deserta, e se uno ha una figlia e una moglie è preoccupato perché è in giro per venire a casa. Si dice campus, si va al San Lazzaro, non c'è collegamento. Se io avessi un figlio che deve andare all'università a San Lazzaro avrei problemi, perché sono andato a vedere con i miei occhi come è ridotta quella zona. Si chiama più che campus Bronx, si sarebbe detto nella vecchia New York. Allora, finisco, si dice tecnopolo, meccatronica, e tutti sanno che non è vero, perché la meccatronica sta da tutta un'altra parte, basta comporre in rete e andare a vedere. Si dice coop, l'ha detto Norberto, e io ricordo bene mio nonno che era cresciuto con Prampolini ed è stato massacrato di botte, ma io mi ricordo le cooperative perché io ho studiato, essendo figlio di operai, lavorando i 3 mesi estivi per tutti i licei universitari nelle cooperative. Io lavoravo all'asso, a fare il macellaio, alle cantine, a riempire i cartoni. Quello era il movimento cooperativo che, come diceva Sandro Pertini, la cui tesi di laurea è stata ritrovata da poco, e la fece sul movimento cooperativo, e spiegava che il movimento cooperativo era una modalità fondamentale per dare forza ed emancipazione al lavoro e dare cultura e possibilità al lavoro. Da noi oggi, purtroppo, quando diciamo movimento cooperativo diciamo manager, cosiddetti manager,
sostanzialmente incapaci, perché vanno male tutte le cooperative per avere sbagliato praticamente tutte le scelte, che hanno accumulato dei privilegi enormi, economici in primis, e che purtroppo sono troppo spesso indagati per collusioni con realtà dell'economia criminale. Non si può andare avanti così, non si può essere coinvolti con i casalesi e con l'Andrangheta sulle stazioni, sui tunnel dell'alta velocità, non si può essere coinvolti sull'Expo, non si può essere coinvolti in queste cose, non è movimento cooperativo. Allora, per farla breve, io dico anche una cosa, lo dico, sono un tecnico, lo dico agli ordini professionali, sarebbe bene che anche i professionisti reggiani, gli ingegneri, i geometri, i commercialisti stessero un po' attenti a per chi lavorano. Il cartongesso e il cemento povero di cui erano fatte le case crollate col terremoto erano state passate anche attraverso questi professionisti, e molti dicono le avevamo viste ma avevamo paura a dirlo. Dobbiamo tirare fuori i nostri anticorpi, dobbiamo tirarli fuori. A Reggio non si è mai vissuto così, si dice Iren, l'ha detto Norberto, e si dice voragini di debiti in pochi anni, stipendificio per ex politici e manager incapaci. Qual è quella compagnia che tiene un manager che in 3 anni fa 3 miliardi di euro di buco che paghiamo noi? Allora, questi dicono che fanno l'edilizio di rifiuti. È stato citato Angelo Fantini che non c'è più, Angelo Fantini che non c'è più. Voglio ricordare Pippo Bertani, tutti quei reggiani, cattolici, comunisti, che hanno, e il Movimento 5 Stelle, che hanno vinto la battaglia dei rifiuti a Reggio, non questi un po' squallidi e lugubri che vanno a Cavazzoni a fare il funerale, una cosa che loro volevano, perché ci sono le prove provate. E da Montanaro lasciate che concluda dicendo che voglio esprimere da Reggio la solidarietà ai sacerdoti e ai cittadini della montagna che non vogliono l'ampliamento della discarica di Pogliatica per metterci peggio rifiuti. Non si fanno più discariche e non si vanno a mettere in montagna. Si cambia, si generalizza la raccolta differenziata, si fa un serio trattamento che costa un decimo dell'incenerimento, si recupera, si riusa. Allora, e ho finito, un'ultima cosa, vedo con fastidio in questa città, vedo con fastidio troppe persone, anche molto in vista, anche oltre Reggio, citare un po' troppo spesso Don Giuseppe Dossetti, persone che addirittura probabilmente molte non l'hanno neppure conosciuto. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di crescerci, così come ho avuto come preside il professore Ermanno Dossetti nel liceo di questa città. Non appropriatevi di un'eredità che non è vostra, state attenti a pronunciare quel nome. E dunque bisogna rimettere il paese e la città in ordine, far entrare aria fresca. Chi ha accumulato privilegi anche a Reggio resisterà in ogni modo, hanno comprato il più possibile del mondo dell'informazione, ma noi dobbiamo saper dimostrare che uomini e donne ragionano con la propria testa, esercitano capacità critica, vedono la realtà e progettano il futuro. Qui c'è progettualità e onestà, premiamola. Buona serata a tutti.